Amici, scontro tra la produzione e Luca Jurman. Ecco cosa è successo dopo. Negli ultimi mesi, l'ex professore Luca Jurman ha parlato molto spesso di amici, e non in toni lusinghieri. Infatti ha accusato più volte il programma di non ragionare per meritocrazia, e di imporre l'autotune anche ai cantanti intonati che non avrebbero avuto bisogno. Gli attacchi si sono fatti sempre più frequenti fino all'intervento, nelle ultime ore, di Paola Di Gesù, la produttrice esecutiva del talent show. Quest'ultima ha rilasciato un comunicato, premettendo che le critiche sono sempre possibili ma che, da mesi, Jurman sta infangando la trasmissione di Maria De Filippi, cercando disperatamente visibilità. Paola Di Gesù aggiunge anche che, fino a pochi mesi fa, Luca Jurman cercava con grande insistenza di entrare a far parte, ancora una volta, della squadra di amici, inviando messaggi alla produzione o anche presentandosi negli uffici. Questi tentativi vanno avanti dal 2018 e pare che Jurman avesse cercato di far capire che aveva ritenuto un errore andarsene dal programma anni fa, ma che l'aveva fatto, dopo l'eliminazione di una sua allieva, per realizzare un colpo di scena televisivo e nient'altro. Alla fine del comunicato, la produttrice esecutiva sostiene di essere in possesso di audio e messaggi, ma non ha intenzione di diffonderli, pur con l'invito a Jurman a fermarsi qui. Ovviamente, il comunicato rilasciato dalla produttrice esecutiva di Amici è diventato virale in poche ore, ed è stato condiviso più volte sui social. Non è mancata nemmeno la replica di Luca Jurman, arrivata proprio nelle ore successive. L'ex coach ha sottolineato che questo succede quando ci si batte per il talento e per la meritocrazia, e che se stanno arrivando tutti questi attacchi significa che questa è la strada giusta. Jurman ha anche voluto precisare di non conoscere Paola Di Gesù e di non aver avuto mai intenzione di tornare nel programma, cosa che non succederà mai. Poi ha rassicurato i suoi fan spiegando che prossimamente uscirà un video in risposta a questo comunicato in cui verranno spiegate tutte le sue ragioni. Sembra proprio che la battaglia di Jurman sia solo iniziata, ma potrebbero presto arrivare ulteriori notizie anche da parte della produzione di Amici, soprattutto se davvero dovesse essere realizzato un video in risposta del comunicato. Nel frattempo la lite è diventata uno degli argomenti più chiacchierati dei social. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Luca Jurman e credete abbia ragione oppure siete dalla parte del programma di Amici? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.